In Italia la TV è politicizzata, di fatto i mezzi di informazione sono organi di partito. I partiti puntano a rincoglionire la gente usando i mezzi di informazione. È scandaloso che l'editoria sia sostenuta da finanziamenti pubblici, i media sono un organo di propaganda politica. In Italia l'informazione non è libera, trasmette in continuo propaganda politica con l'intento di rincoglionire la gente affinché con il proprio voto sostengano le varie cricche e caste rappresentate dai partiti. I cittadini sono in gran parte labili che subiscono passivamente l'informazione, è facile circuire questa gente, quindi le caste puntano a plagiare le persone in modo da poter protrarre i propri interessi avallati dal sostegno della parte più labile del popolo. Mettere in mano ai partiti, televisione e giornali è come mettere in mano ad una scimmia una mitragliatrice. La democrazia di un paese si compie quando l'informazione è realmente libera e indipendente. In Italia i giornalisti sono di fatto asserviti al potere politico. Hanno un impiego grazie al fatto di svolgere attività di propaganda politica. Nelle televisioni vi sono migliaia di impiegati che hanno avuto un posto di lavoro su raccomandazione politica. Di fatto nella televisione e nella editoria vi sono migliaia di mangiapane a tradimento che si trovano garantito un lavoro in cambio di essere asserviti ai partiti, è normale che questi parassiti temano la perdita del proprio posto di lavoro nel caso in cui il loro datore cessi di essere politicizzato e diventi libero ed indipendente. Una televisione libera matterebbe a repentaglio il posto di lavoro di innumerevoli parassiti che si sono sistemati grazie a raccomandazioni da parte di politici. Una editoria libera non darebbe modo ai partiti di fare propaganda. Le caste che egemonizzano i vertici dei partiti, senza poter assoggettare a loro la gente labile tramite la propaganda, finirebbero per crollare. Il Movimento 5 Stelle si batte per una informazione libera e indipendente, giornali e televisioni non devono essere un organo di partito, tutto questo fa paura ai parassiti della politica, temono il proprio posto di lavoro, ed è normale che puntino a distruggere mediaticamente il Movimento 5 Stelle. I servi dei politici che lavorano nelle televisioni e giornali sono terrorizzati dal fatto di poter perdere il posto di lavoro a vantaggio di una informazione libera, giornalisti spaventati inventano ad arte informazioni tendenti a distruggere il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è lo spauracchio della politica. Nulla di quanto positivo stia facendo il Movimento 5 Stelle deve trapelare, la gente che si rincoglionisce a casa davanti alla televisione e che per pigrizia non accedono all'informazione libera delle rete, devono essere tenuti all'oscuro di quanto il Movimento 5 Stelle stia facendo di positivo, gli interventi dei parlamentari del Movimento nelle istituzioni, non vengono mostrati in televisione. I migliori interventi in Parlamento sono portati avanti con coraggio dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, i media evitano di mostrarli e si ostinano a ripetere alla gente come in un mantra. Come mai i parlamentari del Movimento no possono presentarsi nei talk show televisivi? Chi detiene l'informazione detiene il potere, tuttavia è nata una informazione libera, senza padroni, questa è l'informazione della rete, molti sono gli italiani che hanno deciso di non subire passivamente l'informazione, di attingere alle notizie in maniera autonoma da fonti indipendenti, la rete dà anche la possibilità a chiunque di intervenire ed esprimere il proprio pensiero. I partiti percepiscono un finanziamento pubblico, il rimborso delle spese elettorali è un rimborso che copre le spese di propaganda sostenute dai partiti. Questo tipo di informazione sicuramente non è libera, si tratta di informazione creata appositamente per abbindolare la gente, nascondere dietro al volto di un partito, delle caste di faccendieri spregiudicati. Migliaia di persone hanno trovato impiego in questo indotto, un indotto in cui gli impiegati sono asserviti alle caste con lo scopo di abbindolare la povera gente e annientare il Movimento 5 Stelle. La gente evoluta non si fa infinocchiare, segue l'informazione libera della rete, partecipa attivamente alla vita politica tramite il web e il Movimento 5 Stelle non cesserà mai di esistere. I parassiti asserviti alla casta fanno bene a tremare, sempre di più la gente si allontana dai mezzi di informazione politicizzati per attingere a fonti libere, l'attacco mediatico al Movimento 5 Stelle è da interpretarsi come un ultimo tentativo disperato, il cosiddetto colpo di coda del dragone. La vostra ora sta per scoccare. Quotidiana, la sicurezza di ciò che fa migliare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca!